Buonasera amici sportivi di Bar Sport, una puntata speciale quella di questa sera perché non siamo come solitamente nel bar ma in studio con due grandi ospiti, due calciatori del Matera, abbiamo Stefano Scognamillo. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. E Ciccio Salandria. Buonasera. Dicevamo speciale perché appunto con due grandi ospiti per raccontare la partita ultima del Matera con il Cosenza, il pareggio a reti inviolate per 0-0 e poi per proiettarci verso la sfida di sabato prossimo contro la Regina, una partita che ci vedrà impegnati al Granillo, uno stadio che nella ultima stagione ci ha portato bene con 6 reti realizzate appunto dal Matera nella vittoria contro la Regina, e invece oggi abbiamo con noi uno degli ex di questa partita, perché Ciccio, tu hai militato nella Regina, vero? Sì, ho militato, ho fatto 6 anni di settore giovanile e poi l'ultimo anno in prima squadra in Lega Pro. E ci arrivi ovviamente con quel piglio importante di voler far bene in uno stadio che a te è nuoto. Eh certo, sicuramente, per me e per la squadra. Ma parleremo più in là della partita con la Regina, partiamo prima dal pareggio con il Cosenza. Stefano, com'è andata? Uno 0-0 che però ci poteva vedere molto più impegnati lì davanti, dove ci è mancato solamente il gol forse. Sì, diciamo che è stato uno 0-0 tutto sommato che ci sta, perché è stata una partita molto equilibrata, soprattutto noi abbiamo avuto un po' di più il pallone del gioco, però diciamo che la partita è stata equilibrata e il risultato è giusto, diciamo. Secondo te alla fine il pari dici che è giusto, però qualche occasione noi soprattutto nel primo tempo l'abbiamo avuta, non abbiamo avuto quel qualcosa in più per chiudere la partita? Sì, sì, l'abbiamo avuta e soprattutto l'occasione con Casoli alla fine, siamo stati sfortunati, però dobbiamo continuare su questa strada perché stiamo lavorando bene anche in allenamento, quindi siamo sulla strada giusta. Ciccio, un commento da parte tua per il Cosenza? Dobbiamo partire da questo risultato con un risultato positivo perché affrontavamo una grande squadra come il Cosenza. Peccato per il finale perché potevamo portare a casa i 3 punti con l'occasione di Casoli, però alla fine un ottimo risultato. C'è stato un gol annullato a Duganzic, come l'avete visto voi dal campo, prima Stefano e poi Ciccio? Secondo me non era fuorigioco, poi il segnalino ha guardato, ha sbandierato e ha detto che era fuorigioco, quindi non so cosa dire, secondo me non era fuori gioco. Ciccio? non l'ho nemmeno riguardata l'azione. Ma non lo so. È un peccato perché poteva essere magari il gol che poteva sbloccare così definitivamente la nostra stagione, fatta comunque di un buon inizio di campionato. Com'è secondo te questo inizio di campionato? No, un buon inizio di campionato, anche se guardi le altre squadre che magari sono le favorite come Lecce, Catania e Trapani, sono tutte lì più o meno, cioè, se non avessimo avuto il punto di penalizzazione eravamo tutti a pari tutti punti. Insieme. Quindi alla fine è un inizio di campionato un po' strano, non c'è la favorita come non c'è nemmeno la sfavorita per il momento. Questo punto di penalizzazione che cos'è? Un blocco mentale secondo te Stefano oppure non ci abbiamo mai pensato? No, non penso che sia un blocco questo, no. Noi calciatori non ci pensiamo neanche, quindi per noi è una cosa ininfluente alla fine. Ininfluente, sì. Diamo spazio a un contributo della regia e poi torniamo subito in studio. Siamo cresciuti in una maniera esponenziale. È chiaro che noi abbiamo necessità di recuperare una condizione ottimale. Alcuni giocatori che non giocano da tanto tempo, e sono parecchi, ma soltanto giocando possono crescere. Mi riferisco ai De Falco, mi riferisco ai Dugandic, mi riferisco ad Angelo, mi riferisco a giocatori che non giocano da un po' di tempo e che sono reduci da alcune problematiche fisiche, ma che fortunatamente hanno risolto perché stanno bene. Però è chiaro che dobbiamo crescere individualmente e poi dobbiamo crescere anche come atteggiamento nella gara. A volte siamo stati un po' timidi, un po' titubanti, però questo poi nell'arco dei 90 minuti è emerso sempre meno, quindi anche questo è un segnale. Ai punti avremmo strameritato di vincere la partita, per cui siccome noi abbiamo ricominciato un progetto e altri invece hanno fatto investimenti diversi, già questo ci deve fare stare tranquilli. Lavoriamo, siamo alla terza giornata di campionato, io sono sicuro che miglioreremo, che cresceremo, che toglieremo le timidezze, che saremo più sfrontati, più perentori e anche più risoluti, perché no? Stasera non abbiamo vinto, potevamo anche vincere, andiamo avanti perché
l'ho già detto, abbiamo qualità. C'era la possibilità di gestire la partita meglio nella zona centrale del campo, dove avevamo una superiorità che abbiamo sfruttato nella fase di palleggio, nella fase di ripartenza, ma abbiamo sfruttato male quando poi c'era da concludere, perché spesso abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio, la finalizzazione. Serviva più cattiveria e determinazione per riuscire a portare a casa questa partita con il punteggio pieno, però sono soddisfatto di come hanno fatto, perché venire a Matera e non subire neanche un tiro in porta mi sembra che la dice lunga su quella che è stata anche la condotta e l'interpretazione della gara. Beh, se devo tirare per la mia parte dico che siamo stati bravi noi, però le squadre di Auteri giocano sempre un gran calcio. L'anno scorso, quando sono venuto con Stabia, ho patito per portare via nelle due partite qui a Matera un punto, perché fisicamente stavamo in un momento così, quindi conosco la forza e il modo di giocare di Auteri. Oggi era una partita diversa, ma ciò non toglie che è una squadra importante quella di Matera. Secondo me, con i nuovi arrivi di De Falco, di Angelo e lo stesso recupero di Strambelli, che è un giocatore importante per questa categoria, ritrovati e anche magari migliorando dal punto di vista della forma fisica, riesce a dire la sua. Io temo tanto il Matera, perché sembra che abbia fatto un mercato prettamente in uscita, invece hanno fatto delle cose importanti, e lo temo perché il Benevento, lo dicevo anche ai suoi colleghi alla vigilia di questa partita, il Benevento ha vinto il campionato quando ha investito di meno. Conosce la forza di questo campionato Auteri, l'ha già vinto, è un maestro in questa categoria, per cui c'è sempre da tenerlo fortemente in considerazione. Abbiamo sentito i pareri dei due allenatori dopo la partita appunto con il Cosenza. Mister Auteri rammaricato per non aver vinto, perché ai punti, secondo lui, come abbiamo detto anche con voi, potevamo vincere la partita. Invece Fontana si tira dei meriti per non aver fatto giocare il Matera. Qual è la verità, Stefano? Bella domanda. Diciamo che non è che è stato il Cosenza a tutti questi meriti. Abbiamo sbagliato anche noi su certe ripartenze, perché loro fondamentalmente hanno giocato sempre sulle nostre ripartenze, sui nostri errori, quindi è stato più un demerito nostro che un merito loro, scusa. Ciccio, io ho notato che i loro due esterni d'attacco, da una parte Tutino e dall'altra Caccavallo, si abbassavano molto spesso andare a dare una mano alla retroguardia. In pratica forse hanno diviso a volte anche a 6, quindi ci hanno temuto. Eh sì, sicuramente, l'ha detto anche il loro allenatore, comunque teme le squadre di Auteri, teme il nostro gioco. Sì, abbiamo notato anche noi in campo che i loro due esterni d'attacco facevano praticamente a uomo su Casoli e su Angelo. Sicuramente avevano un po' ci temevano, e comunque alla fine hanno portato anche loro un buon punto a casa, visto che avevano perso le prime due partite. Forse il Cosenza appunto risentiva di questo problema delle due sconfitte. Fontana, in caso di terza sconfitta, forse vedeva traballare la sua panchina e quindi si è andato a accontentare anche del punto qui a Matera. Un punto che però per noi è stato anche importante, perché venivamo da una sconfitta. Sicuramente voglio chiedere a tutti e due un giudizio su una parata del nostro portiere. A inizio secondo tempo, dopo 40 secondi, è stato molto bravo Adnan Golubovic su Mungo. Stefano. Sì, ha fatto una grandissima parata su un errore mio. E meno male che ha fatto questa grandissima parata che ci ha salvato il risultato. E vabbè, il portiere questo deve fare. È giusto così. Come ti stai trovando appunto con Adnan? Date una mano anche nel imparare la lingua? Eh sì, certo, tutti insieme, un po' nello spogliatoio, sì. Come parlate voi, in inglese o...? Un po' in inglese, un po' in italiano. Chi lo sa l'inglese parla napoletano. Abbiamo uno spogliatoio poliglotta, quindi parliamo un po' di tutte le lingue. Sì, sì. Abbiamo visto anche l'impiego dal primo minuto di due vostri nuovi compagni, Angelo e De Falco. Com'è il loro ingresso nella formazione, nello spogliatoio, e quale contributo possono dare? Vabbè, possono dare un contributo molto importante, perché sono due giocatori forti e di categoria anche, secondo me, superiore. Vabbè, nello spogliatoio si sono integrati in maniera ottima, perché poi fondamentalmente siamo tutti ragazzi bravi, quindi anche giovani, quindi non è che è così difficile entrare nel nostro spogliatoio. Poi, sono sempre due acquisti importanti, quindi ci possono dare solo una grossa mano. Ciccio, un giocatore
che compagno di ruolo come De Palma, da cui magari potete anche apprendere qualcosa, visto che tu rispetto a lui sei molto più giovane. Sì, certo, come giocatore è indiscutibile, lui è come Angelo. Sì, sono contento di avere un giocatore come lui a centrocampo e potrò imparare molto da lui, potrò apprendere molto. Sicuramente hanno dato quel qualcosa in più che al Matera serviva e servirà ancora da qui in futuro, perché la loro esperienza può aiutare un gruppo che si è ringiovanito in questo mercato, dando così spazio a due giovani come voi. Tu sei ancora under, Ciccio, invece Stefano risulta un giocatore fidelizzato, visto che la nuova regola degli over a cui andiamo incontro. Per te però, Stefano, è la terza stagione qui a Matera. Come ti sei trovato col passare degli anni e qual è l'obiettivo per te per questa stagione? No, vabbè, è iniziata un po' male la mia avventura qui a Matera, però è andata sempre a crescere, anche grazie al mister che mi ha aiutato molto. E spero che quest'anno sia io che la squadra faremo un grosso campionato. Quello che ci aspettiamo, quello che chiede il mister, chiede la società, e questo dobbiamo fare. E l'augurio di tutti, ovviamente. Prima di andare avanti con questa chiacchierata, diamo un secondo contributo alla regia. Questi i risultati della terza giornata: Fidelis Andria Casertana 1-1, Matera Cosenza 0-0, Monopoli Acragas 0-0, Rende Siracusa 0-1, Catania Lecce 3-0, Catanzaro Juve Stabia 0-0, Paganese Regina 1-1, Trapani Sicula Leonzio 0-0, Virtus Francavilla Racing Fondi 1-0, ha riposato Bisceglie. Sette punti per Monopoli, 6 punti per Bisceglie e Rende, 4 punti per Catania, Sicula Leonzio, Regina, Virtus Francavilla, Paganese, Catanzaro, Casertana, Trapani, Lecce, 3 punti per Matera, ASD Città Siracusa, 2 punti per Andria Bat, Juve Stabia, 1 punto per Acragas, Fondi, Cosenza. Hanno giocato una partita in meno Bisceglie, Sicula Leonzio, ASD Città Siracusa, Andria, Juve Stabia. Il risultato forse più eclatante di questa terza giornata è la vittoria la sconfitta del Lecce. Ciccio. Beh, è una sconfitta pesante, infatti ha fatto saltare l'allenatore. Fatto saltare anche l'allenatore. Comunque ci sta, siamo alle prime giornate, non mi aspettavo un risultato del genere, però purtroppo è andata così. Invece il merito l'avrà sicuramente anche il Catania, visto che ha battuto 3-0 il Lecce. Ovvio. Stefano, lì su c'è il Monopoli, 7 punti in 3 partite, il nostro prossimo avversario dopo la trasferta di Reggio Calabria. Che squadra è il Monopoli secondo te? Sicuramente non è la squadra degli anni passati, perché ha fatto un buon mercato e sta facendo molto bene. Noi sicuramente andremo alla grande lì e ce la giocheremo tranquillamente. Prima però ci abbiamo da affrontare la Regina. Appunto, venendo alla partita con la Regina, secondo te che partita ci aspetta? Beh, una partita molto cattiva, molto, secondo me, poco tecnica, perché il campo secondo me non permette molto di giocare. Vedendo i video abbiamo visto un po' il campo non è al massimo. Abbiamo già sofferto a Lentini questo tipo di problemi. Sì, perché abbiamo un modo di giocare un po' tecnico, palla a terra, quindi ci può creare un po' di problemi. Però non è una giustificazione questo, quindi andremo a Reggio Calabria, agguerriti, e daremo il massimo. Ciccio, guardando più in avanti il campionato, che stagione è secondo te? Abbiamo appunto nominato due delle grandi favorite tra il Lecce e il Catania, però magari c'è anche il Trapani da tenere sott'occhio. Sì, certo, il Trapani come lo stesso Cosenza. No, ci sono molte squadre molto attrezzate per far bene. Quindi secondo me è un campionato, ancora non si può dire nulla, comunque sarà un campionato sì da tenere d'occhio un po' tutte le squadre. Vedremo alla fine chi la spunterà. Il campionato è ancora lungo e si vedrà.
Il Matera invece, recentemente il presidente Columella ha dichiarato che basta muovere la classifica ogni partita perché abbiamo l'obiettivo di fare bene e entrare nei playoff. Secondo voi è un risultato ottenibile? Penso che con il playoff allargato a 10 squadre il Matera è ampiamente in questa zona. Sicuramente, se non siamo in questa zona non no, beh, sicuramente staremo nei playoff, perché siamo una squadra che secondo me può lottare anche per la vittoria del campionato. E vabbè, ci crediamo, è sicuro. ci crediamo. Diamo spazio ancora alla regia con il prossimo contributo. Presidente, qual è il progetto che c'è dietro il Matera? Dunque, se ci va a portare alla allora, Serie B, studio, come ci portò regia. Nel frattempo il che preparavo Salerno, il contributo delle piacere. Domande fatte al Presidente dai buongiorno, tifosi, voglio fare una domanda al signor Presidente un po' le impressioni chiedere, di quelle che sono perché dai, le donne non entrano gratis al campo sportivo al Presidente Columella. Grazie. Nel frattempo oggi Presidente, buongiorno. Avrei un desiderio che la città di Matera facesse la stessa cavalcata che ha fatto la città. Il nuovo compagno di squadra è Francesco Urso, un centrocampista che viene dal Vicenza dopo due stagioni da protagonista in Serie B, andrà a dare un nuovo contributo di esperienza e di supporto alla squadra. L'avete già conosciuto, Stefano? No, ancora non l'ho conosciuto, penso che domani verrà ad allenarsi con noi. Beh, sicuramente è un giocatore forte e ci darà sicuramente una grossa mano. Ciccio, ancora più concorrenza lì in mezzo al campo con Urso? Sì, sicuramente, però non c'è competizione, ci sta, fa bene, aiuta pure magari a lavorare meglio durante la settimana. Sì, certo, assolutamente, sarà un giocatore importante come lo siamo tutti quanti e speriamo che ci dia una grossa mano. Ascoltiamo adesso i tifosi con il contributo della regia. Presidente, qual è il progetto che c'è dietro il Matera? Dunque, se ci va a portare alla Serie B come ci portò il senatore Salerno, per me fa piacere. Buongiorno, voglio fare una domanda al signor Presidente che voglio chiedere perché le donne non entrano gratis al campo sportivo. Grazie. Presidente, buongiorno. Avrei un desiderio che la città di Matera facesse la stessa cavalcata che ha fatto la città di Benevento. Sarà possibile a cominciare da quest'anno? Allora, Presidente, io le chiedo di rendere più partecipe la città per quanto riguarda le vicende della società calcistica, perché la gente, al di là del fatto sportivo, ha bisogno pure di essere coinvolta a livello emotivo per poter partecipare proprio alla vita stessa della società, della squadra. Presidente, una sola domanda. Vorrei sapere se per caso ci aspetta uno o magari due, tre colpi dal mercato degli svincolati. Volevo chiedere al Presidente Columella se ha intenzione di fare una fidelizzazione dei propri tifosi e in che modo, se c'è qualche idea di questo genere. Presidente, chiedo scusa, quando dovete aprire un negozio per vendere le magliette, le tute, però mi raccomando, a me gratis, perché vi ricordate quando mi avete promesso la tuta quando io lavoravo al campetto di calcio a 5 nel campo? Queste sono le domande al patron Columella. Presidente, le hai ascoltate, potrai man mano rispondere come vorrai, quando vuoi, noi siamo qui a aspettarti, magari rispondiamo tutti insieme qui dallo studio o magari da un bar, visto che è il nostro solita abitudine registrare e mandare in onda la trasmissione dal bar, il bar che è il momento del chiacchiericcio. Vi capita anche a voi magari la domenica mattina, in questo caso perché giochiamo di sabato, il lunedì mattina, fare colazione, sfogliare il giornale e commentare al bar le partite? Sì, come tutti, dopo qualsiasi partita ci sono i commenti, se è andata bene, è andata male, gli errori, il gol, ci sono questi commenti al bar. Ma siete critici tra di voi, i compagni di squadra, o vi aiuta anche il confronto? Sì, ci aiuta molto, sì, siamo molto critici tra di noi, se facciamo un errore anche noi, io soprattutto chiedo dove ho sbagliato, cosa ho sbagliato, sempre per migliorare. Sempre sono critiche costruttive. Ciccio, quando appunto si commentano le partite con i compagni, chi è che è quello più puntiglioso, quello che vi fa notare le cose nel gruppo?
Beh, non lo so, magari in pullman si parla, si fa, ma alla fine le partite poi si analizzano durante la settimana, il lunedì, il martedì con il mister, che sicuramente è quello che può darci veramente una mano e ci dice dove abbiamo sbagliato e non... dove abbiamo fatto bene. Magari nella figura di video, qual è il momento opportuno? Sì, nel video e poi durante gli allenamenti comunque andiamo ad analizzare l'errore proprio per migliorarlo e non commetterlo più. Mister Rautieri è uno che martella durante gli allenamenti, vi tiene molto sulla corda e specialmente con voi giovani chiede sempre molto di più. Questo aiuta ovviamente a crescere, vero Stefano? Sì, sicuramente. Ti aiuta a maturare anche come giocatore, stando sempre sul pezzo, dando sempre il massimo, e lui con i giovani ci sa fare, li fa crescere molto bene e quindi ti fa stare sempre lì a martellare, ad allenarti sempre bene. Ciccio, nelle tue varie esperienze, come collochi il Gaetano Tieri come allenatore? Beh, questo non lo dico, cioè non sono il primo a dirlo, visto che comunque è uno degli allenatori più gettonato della Lega Pro. Quindi sicuramente uno degli allenatori più forti che ci sono in circolazione in questi anni a venire, sì, della categoria. Quindi per me è un ottimo allenatore, comunque non lo dico io, lo dicono tutti. Dall'esterno sembra un po' burbero, un po' duro, un po', diciamo così, mastino mister Rautieri. Però secondo me nello spogliatoio sa anche farsi voler bene. Qual è magari, Stefano, il momento in cui riesce a essere, diciamo così, un po' papà? No, diciamo nello spogliatoio, vabbè, si gioca sempre, ci sono dei momenti che giochiamo insieme, tra battute varie, sì, vabbè, in campo è giusto che lui martelli tutti, perché quando entri nel terreno del gioco bisogna essere seri. Poi fuori dal campo è una persona che gioca, scherza, è una bella persona. Diversamente magari da come appare? Sì, come appare nel campo sembra uno tutto fissato, però non è così. E questo è anche il bello di scoprire un allenatore attraverso gli occhi e le esperienze di voi giocatori, che lo vivete ancora di più di noi, che dall'esterno vediamo solo una parte di quello che è l'uomo Rautieri, quello che è l'allenatore, e magari anche voi giocatori riuscite a capire meglio e avere un rapporto migliore con il mister. Ciccio, da questo punto di vista, quanto ti aiuta avere questo tipo di rapporto col mister? Quanto aiuta avere un buon rapporto oltre il campo? Beh, oltre il campo non è che si va molto con un allenatore, però comunque lui ci sa tenere tutti compatti, tutti lì, tutti insieme. È un allenatore che comunque quando c'è da scherzare è il primo a scherzare, specialmente quando siamo in ritiro, sono stati un mese in ritiro estivo, lui era sempre il primo a giocare a carta, a scherzare. Quindi è un allenatore che comunque ti aiuta, anche se comunque oltre il calcio non è che puoi andare oltre, perché comunque lui è sempre l'allenatore e tu sei sempre il calciatore. Spesso e volentieri paragonano il calcio di Rautieri al calcio di Sarri. Questa sera il Napoli ha una partita importante in Champions. So che dopo la trasmissione, Stefano, tu sei già pronto avanti allo schermo. Sì, perché sono un tifosissimo del Napoli. E quindi subito dopo la trasmissione andrò lì davanti allo schermo a vederlo. Ti tocca fare un pronostico? Spero che vinca 3-0, 3-4-0. Invece tu farai il tifo con Stefano o comunque la guarderai da osservatore esterno, da tecnico magari? No, vado a guardarla insieme a lui, ma alla fine mi piace il calcio, guardo la partita. Speriamo che vince, così è più contento Stefano. E magari poi paga anche la cena Stefano, visto che è contento. Il calcio di Sarri, dicevo prima, o quello di Rautieri è paragonato a quello di Sarri. Ci sono delle analogie? Sì, noi siamo molto... abbiamo molti schemi di gioco che sembra lo stile di gioco di Sarri. Sempre palla a terra, ad attaccare in avanti, quindi ci possiamo anche paragonare al gioco del Napoli, al gioco che fa il mister Sarri. È un gioco sempre che propone calcio, che propone, sì, divertimento, che è votato alla ricerca del gol. Sì. Un gol che ti manca però forse in carriera, Stefano? Non l'ho mai fatto. Appunto, e per quello ti stiamo invitando a provare a trovare. No, c'è stata l'opportunità contro la Sicola Leone, però non è andata. Vabbè, piano piano, l'importante è non subirli gol. Soprattutto. Fargli fare l'attaccante. Soprattutto, però magari può dare anche una mano, perché le squadre di Rautieri danno molto un contributo da parte dei difensori. Storicamente qua a Matera del terzo anno abbiamo sempre visto che i difensori, magari anche come la prima giornata dove Mariano, sì, ci ha fatto vincere 1-0, ci ha dato una grossa mano.
quindi magari provate anche degli schemi sui calci d'angolo, sui tempi di stacco. Sì. Venerdì prima di andare in ritiro proviamo vari schemi per andare in gol. Ciccio, a te invece il gol è più frequente, sei stato comunque un buon centrocampista con una buona media gol. Buona media gol non direi, ho solo due gol, però potrei fare più gol dei difensori, però comunque ancora non è arrivata questa. E quindi sarà anche per te un augurio per trovare il gol in questa stagione. Diamo di nuovo una linea alla regia per vedere il prossimo turno. Gli incontri per la quarta giornata. Racing Fondi Siracusa, Acragas Paganese, Juve Stabia Trapani, Sicula Leonzio Monopoli, Bisceglie Catanzaro, Cosenza Fidelis Andria, Lecce Rende, Regina Matera, Virtus Francavilla Catania, riposa Casertana. Torniamo in studio per commentare appunto il prossimo turno, quarta giornata, abbiamo appena accennato di questa sfida a Reggio Calabria. Che tipo di partita sarà, Stefano? Come ho detto prima, sarà una partita agguerrita. Speriamo che facciamo bene e ci dobbiamo portare per forza 3 punti a casa, che sono fondamentali. Lo scorso anno la vittoria a Reggio Calabria forse ha dato veramente lo slancio al Matera per salire in classifica. Magari potrebbe ripetersi la stessa eventualità? Ma speriamo bene, magari. Magari, perché è stata una partita, diciamo, chiusa già al primo tempo e poi è andata a scemare con il 6-2. 6-1, scusa. Speriamo bene, speriamo che subito la chiudiamo e leviamo questa pratica da mezzo. Ciccio, una partita, come diciamo prima, anche con te, che ti vedrà ex, però a prescindere dalla casacca indossata, contano i 3 punti per il Matera. Sì, certo, contano i 3 punti perché comunque vogliamo essere sempre lì tra le prime posizioni e vogliamo iniziare già domenica a vincere. Ultimi giorni di campagna abbonamenti, il presidente ha più volte sottolineato come l'importanza dei tifosi è un qualcosa che dà una spinta in più alla squadra. Da parte vostra vedere il campo pieno è sempre uno stimolo in più, giusto Stefano? Vabbè, sicuramente avere tanti tifosi è sempre bello, ti dà sempre una voglia in più anche di rincorrere l'avversario e quindi sempre bello avere tanta gente a vedere, a tifare per te. Un feeling ritrovato con la tifoseria biancazzurra, visto che abbiamo di nuovo così riabbracciato idealmente dal campo alle gradinate, giusto Ciccio? Sì, assolutamente sì, noi ne siamo molto contenti e speriamo che ci possano dare una mano. Visto che appunto ci sono pochi giorni per sottoscrivere ancora l'abbonamento, lo lanciamo un appello ai nostri ascoltatori che vogliono ancora tifare Matera e devono sottoscrivere l'abbonamento, giusto? Dallo stadio è così, tifare. No, è... Vabbè, abbiamo bisogno di tutti, quindi i nostri tifosi sicuramente ci dovrebbero dare una grossa mano e speriamo che facciamo tanti abbonamenti, così la gente c'è sempre e ci darà sempre una grossa mano, come ha sempre fatto. Perché ovviamente un supporto in più dal parte del pubblico aiuta anche a rendere meglio in campo. Siamo in chiusura di trasmissione e ringraziamo per la partecipazione Stefano Scognamillo e Ciccio Salandria. Grazie a voi. E vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Bar Sport.